Un saluto da Antonio Cilano e Sonia Di Noto. Siamo qui oggi per commentare PES Real Palermo, semifinale di Champions League. Ora imparatore con la rimessa da tre per il Real Palermo che stanno attaccando, ma qui arriva D'Agostino a intercettare questo lancio sbagliato di imparatore. D'Agostino prova il destro, la palla si alza sopra la traversa. Che minuto è? Attenzione qui Picone è subito fatti con questo lancio di trova Picone. Picone col destro è riuscito a segnare 1-0 Real Palermo. Adesso calcio d'angolo qui con Picone che vuole cercare la bua tutto solo, ed è 2-0 di Claudio la bua, incredibile, dimenticato la difesa avversaria, veramente fantastica la partenza di Real Palermo che già conducono per 2-0. Ora c'è la sola a cercare Ruggero Picone, qui si rubbia la marcatura di Callara Picone e spreca tutto con questo sombrero sul portiere. Allora qui Bullo prova a liberarsi la bua, ancora Bullo, la parata qui di Cerasola. Cioè Patti, prova a liberarsi di Bullo, Patti fermato qui da Coroneo, riparte tutto Ciccio Callara. Ciccio Callara può cercare Campanella, Campanella prova a saltare il portiere, riapre le danze Campanella, 2-1 per il Palermo. La bua prova questo destro e c'è sempre Carramusi. Intanto cedo la prima voce a Luca Marino che finalmente è arrivato. Buonasera a tutti. Ok, perfetto. Ora dentro Patti! 3-1! Bellissimo il filtrante del compagno Picone per Patti, lasciato solo dentro il rigore. Veramente bravissimo qui Patti a trovarsi solo. Altra occasione per il Real Palermo da calcio d'angolo che hanno trovato fin qui 2 gol. Veramente la difesa molto sbadata quella dei PES quest'oggi. È punteggio clamoroso quello che sta maturando ai Campi del Sole. La bua rischia e palo di D'Agostino sul rimpallo. Pallone ancora lì, D'Agostino c'era sola con i piedi, ma che rischio si è preso il capitano del Real Palermo. Sì, è qui disattentissimo la bua che ha cercato di spazzare ma non si è accorto di D'Agostino che era davanti a lui, che ha preso questo palo fortunoso. E qui ancora il miracolo di la bua. Sì, grandissima parata di Cerasola sul tiro dalla lunghissima distanza di Bullo, sempre pericoloso con queste sue conclusioni. Pallone dietro cerca la testa di Bullo, qualche difficoltà nel controllo, poi sbaglia anche la bua nel disimpegno. Panasci di testa, allarga verso Coroneo, buono il controllo, poi ancora Panasci che fa tremare il palo, che è grandissima conclusione del capitano dei PES. Sì, veramente destro esplosivo questo di Panasci, non c'era sola che non l'ha nemmeno vista, la palla si è stampata sul palo, secondo palo per i PES che sono ancora in partita, devono cercare questa rimonta. Campanella costretto a cominciare l'azione della prima metà, campo Campanella! Fa esplodere questo destro su cui attentissimo Cerasola. E questa gran parata di Cerasola su questa conclusione di Campanella che finalmente è riuscito a trovare la prima conclusione del match. E qui ancora! Ed è un gran gol questo Antonio! In mezzo a rovesciata, Peppe Campanella porta i PES sul 3-2. Veramente fantastico questo gol di Campanella, un calcio d'angolo battuto perfettamente ad Agostino che l'ha trovato tutto solo dentro. Campanella ci ha sempre abituato a questi grandi numeri, si riapre la partita Luca. Lasciato colpevolmente solo Peppe Campanella dentro l'area di rigore, punito in una maniera spettacolare Real Palermo. La bua Fiore, ottimo movimento senza palla, poi prova a verticalizzare per Picone, interviene ancora Callara, allarga verso Coroneo e da solo Campanella che non sbaglia! Peppe Campanella la pareggia lui, ma che gran palla di Dario Coroneo! E questa è stata una grandissima triangolazione tra Callara, Coroneo e Campanella. Coroneo ha trovato un filtrante veramente perfetto per il bomber dei PES che si è fatto trovare prontissimo in area di rigore e ha firmato il 3-3 e adesso i PES devono trovare il vantaggio assolutamente dopo 22 minuti di sofferenza. Inspiegabile comunque il fatto che Peppe Campanella sia stato lasciato libero dentro l'area di rigore, sappiamo il suo killer instinct. Nel frattempo parte all'altra parte, ci vuole un gran Carramusa a negare il gol al numero 7 Real Palermo. Sì, Carramusa si conferma l'ottimo portiere qual è con questo tiro di sinistro di Patti, veramente ottima respinta di Carramusa. Adesso vedremo questo calcio d'angolo. Incarica lo stesso Patti, pallone dentro per Picone, deviato, 3-3. Bullo, serve Peppe Campanella, colui che ha riportato il match in parità con l'esterno per Callara, ci arriva il numero 7, Callara, pure dentro per Bullo! La ribaltano i PES con Pier Francesco Bullo, contropiede fulmineo. Eh sì, Bullo si trovava tutto solo dentro l'area di rigore, c'è stato questo contropiede dei PES, ottima ripartenza con Campanella che ha trovato l'assist vincente per Bullo, 4-3 PES. Rimonta completata! Patti! Pallone troppo lento, intercetta Bullo, poi serve Campanella.
Campanella, grande giocata, Campanella, palla dentro! Arriva prima di Bullo la Bua ed è il 5-3 per i PES con l'autorete di Claudio la Bua. E qui sfortunato la Bua per cercare di fermare Bullo, ha colpito la palla che si è infilata in porta. 5-3 PES, veramente ultimi 5 minuti del primo tempo fantastici quelli dei PES. E da incubo per il Real Palermo, fischia la fine il signor Pace del primo tempo, punteggio ribaltato dai PES in 3 minuti di gioco con Peppe Campanella, Bullo e poi l'autorete di Claudio Labua quando si trovava in svantaggio per 3-1. Eh sì, i PES sono partiti malissimo, però vogliono questa finale, la vogliono sicuramente, vogliono affrontare sicuramente i Titans che li vorrebbero in finale con loro e vogliono vincere assolutamente questa Champions, e Peppe Campanella lo sta dimostrando su tutti. Vedremo sicuramente un secondo tempo in cui il Real Palermo cercheranno di ribaltare a loro volta la partita, i PES cercheranno di difendere questo risultato importantissimo. A tra poco. Può cominciare la seconda frazione di gioco con i PES in vantaggio per 5-3 dopo che si erano trovati sul punteggio di 3-1. Del Palermo che sono crollati negli ultimi 5 minuti di gioco. Ora Carramusa ha sistemato la barriera, parte Patti proprio sul palo di Carramusa, poi ancora Carramusa, un gatto dice di no al numero 7 del Real Palermo. Sì, è veramente bravissimo Carramusa, che nemmeno aveva la visuale libera, veramente riflessi da gatto come hai detto tu, intanto imparatore che sfiora l'incrocio su questo tiro a incrociare appunto. Pallone ottimamente servito da calcio d'angolo, hanno rischiato i PES in tre frangenti. Con l'esterno per Patti, passo doble di Patti, ancora Patti, pallone toccato sul sinistro e ancora Carramusa a dire di no dopo la grandissima giocata del numero 7. Ma come se n'è andato qui Patti con questo doppio passo sugli avversari, poi bravissimo Carramusa a restare in piedi fino all'ultimo e poi a bloccare questa palla. Tanto calcio di punizione, ha regalatoci il calcio di punizione al limite dell'area in due. Tenuto troppo tempo il pallone in mano, oltre 4 secondi di regolamento. La Bua sul pallone, ma ricordiamo che è di seconda la punizione, quindi qualcuno gli dovrà toccare. Infatti si mette Michele Pazzi accanto a lui, sistema la barriera Peppe Carramusa, pronto a fischiare il signor Pace. Patti per la Bua, barriera piena. E calcio di rigore per il Real Palermo che la possono riaprire nuovamente. Sì, forse c'è stato un tocco di mano di Panasci a quanto pare. Batterà la Bua. Vedremo se ci sarà il miracolo di Carramusa oppure il Real Palermo apriranno questo match. Fischia signor Pace, la Bua spiazza Carramusa e punteggio sul 5-4. La riapre lui, il capitano, che poi grida alla sua squadra di crederci. Sì, qui adesso la Bua carica i suoi, ci crede. Sono 5-4, mancano ancora 23 minuti. Vedremo 23 minuti di fuoco qui, Luca. Il Real Palermo che ha iniziato col piglio giusto questa ripresa. Bullo lungo, la Bua di testa per l'imperatore. Ricomincia ancora da Claudio la Bua, supera Coroneo, ancora la Bua, avanza lui, permane il destro chiuso da Panasci, deve ricominciare, serve Patti, pallone sempre sul sinistro, accelera Michele Patti, prova la conclusione su cui è sempre attento Peppe Carramusa. È fantastica qui la parata di Carramusa che l'ha deviata sopra la traversa, veramente è pericolosissimo il tiro di Patti. Pepicone ancora per Patti che si coordina, pallone sull'esterno della rete, poi Carramusa subito per Panasci. L'esterno per Campanella, supera Imperatore, ancora Campanella che fa piazzarla, pallone deviato dalla Bua che si spegne alle spalle di Cerasola, ancora Peppe Campanella che si dimostra bomber implacabile. E qui veramente è bravissimo ad andarsene di corpo su Imperatore, poi a trovare questo destro leggermente deviato, Cerasola non ha potuto nulla e quindi Campanella aumenta il vantaggio dei PES. Punteggio sul 6-4. Antonio, grandissima la partita di Peppe Campanella che sta portando i suoi in finale. Campanella vuole la finale assolutamente. Intanto qui Picone, attenzione la palla che rimane lì, Picone sull'errore di Callara che ha sbagliato a non colpire il pallone di testa, probabilmente il sole l'ha ingannato, poi nulla ha potuto Carramusa, ma Picone la riapre nuovamente per l'ennesima volta. Sì, e tra l'altro è stato così pure il primo gol di Picone con questo errore difensivo dei PES su questi lanci lunghi e qui si riapre ancora la partita. Veramente bravissimo però Picone a restare freddo sulla ribattuta. Siamo dall'altra parte, D'Agostino, pallone dentro per Panasci, troppo lungo il suggerimento. Panasci. Serve Callara, ancora Panasci, ancora Callara.
hanno rischiato tantissimo sul pressing di Picone. Poi Calala cerca di trovare D'Agostino, D'Agostino suona tiro, D'Agostino! Marco D'Agostino trova il gol da posizione impossibile e riporta ancora sul più due pass. Ma veramente, ma che gol ha trovato qui D'Agostino, quasi da calcio d'angolo, fantastico questo tiro a incrociare. C'era Sola, non ha potuto nulla e allungano di nuovo il vantaggio di PES. Vedremo se Rappalermo riusciranno a riaprirla subito. Difesa allegra comunque Antonio. Eh sì, veramente. Due squadre che hanno subito pochissimo durante il campionato, già sono sulle 7-5. Sì, perché stanno giocando la partita a viso aperto, entrambe stanno dimostrando gran calcio. Intanto qui questo lancio per Callara. Esce c'era Sola con i pugni, la mette in rimessa laterale. Attenzione. Callara intercetta questo pallone che arriva ai piedi di Peppe Campanella. Prova a scambiare con Callara, allarga voi verso Coroneo, pallone dentro, Campanella! Ancora Peppe Campanella! Pokerissimo, quinto gol per lui! Più tre PES! È veramente bravissimo, Campanella a farsi trovare pronto con questo assist di Coroneo, a rubare il tempo a Cerasola e a trovare il suo, hai detto, quarto gol, quinto gol. Veramente fantastica la partita fin qui di Campanella. Vuole la finale a tutti i costi, Peppe Campanella! Vuole vincere questa Champions. Score sulla linea del passaggio. Con la bua verticalizzo ottimamente per Imperatore. Imperatore tu per tu con Carramusa, che gli nega la gioia del gol con un grande intervento. Rimessa laterale per il Real Palermo, che vogliono almeno provare a rovinare la festa. Qua perde palla la bua, ancora Campanella, tu per tu con Cerasola. Campanella, Campanella, lo mette a sedere. E ancora Peppe Campanella. Non ne ha sbagliato una, Antonio. Ha portato i PES alla finale di Champions. Sì, veramente fantastico qui Peppe Campanella a rubare palla alla Boa, che era forse un attimo confusa, ha sbagliato, non sapeva cosa fare. Campanella gli ha soffiato subito il pallone, è stato bravissimo contro Cerasola e ha trovato quest'altro gol che mette al sicuro i PES. Sesto gol personale per Peppe Campanella, prestazione mostra. Tiro libero quindi per il Real Palermo, se rincaricherà Michele Patti, fischia il signor Pace. Patti lo sbaglia clamorosamente. Salutano la Champions e Real Palermo con questo errore di Michele Patti. Sì, qui è stato sfortunato Patti, comunque poco concentrato in questa conclusione. Ormai la partita è quasi finita, siamo agli sgoccioli. Qui D'Agostino para, sì, c'era Sola. Fischia il signor Pace e i PES si conquistano l'accesso alla finale di Champions con una grandissima prestazione. Dopo essere stati in vantaggio per 3-1 hanno ribaltato la partita con una prestazione super di Peppe Campanella, autore di ben 6 gol, Antonio. Partita che si conclude sul 9-5. Sì, veramente comunque grande partita dei PES, ma veramente onore il Real Palermo che nonostante l'assenza di Marco Barbo se la sono giocata quasi fino alla fine. Poi hanno dovuto cedere allo strapotere di Peppe Campanella, veramente freddissimo, 6 gol per lui, la voleva questa finale fin dall'inizio. Qui è prevalsa, diciamo, la superiorità di un campione come lui. Grandissima partita sotto tutti i punti di vista, ora osserveranno attentamente contro chi si dovranno scontrare sabato al Final Day. Ricordiamo Final Day con finale Champions e finale UEFA e premiazioni per tutti i ragazzi. Vi aspettiamo sabato ragazzi e in bocca al lupo ai PES per questa finale. In bocca al lupo ai PES e a sabato. Complimenti intanto a Marino per la telecronaca! Bella! Bravo! Un quarto d'ora di ritardo! No, mezz'ora! Vuoi vedere la metà di sì. Vai Marino! PES arriva una vittoria importantissima che vi porta nell'Olimpo del calcio. Vi andate a giocare sabato la finale di Champions. Allora Vullo, va a fare un culo, che sta a dire? Io che penso. Ragazzi, grandissima partita, partenza un pochettino così a rallentatore, 3-1 e poi ci ha pensato qua Peppe Campanella, prestazione super, 6 gol per lui. Merito a Real Palermo che hanno giocato una bellissima partita, sono veramente troppo forti e veramente venivano in una posizione migliore in campionato, perché però dovrebbero aggiustare la seconda fase, che ogni volta partono sparati per i primi 15 minuti e poi mollano facilmente, cioè se recuperano le squadre avversarie, diciamo, i risultati. Comunque grande merito alla Bue Company, noi speravamo di incontrarli alla pari anche con Barbi, però non c'era purtroppo. Vi facciamo i saluti e speriamo di affrontare questi stronzi con le maglie bianche, perché veramente sarà una finale epica. Forza mai vesti per D'Agostino. Vabbè, io ho exit in culo giustamente tipo per l'altro. Ragazzi, complimenti e ci vediamo sabato. Forza PES. La stanza sei bruttissimo.